Supporta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte. Buona domenica a tutti, benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone fermate in maniera casuale nelle vie di Pavia rispondono alla domanda sull'argomento del giorno. Oggi a Los Angeles si terrà l'88esima edizione della cerimonia degli Oscar. Eddie Redmayne, Michael Fassbender, Bryan Cranston, Matt Damon e Leonardo DiCaprio sono i candidati al premio di miglior attore. Nella categoria miglior attore, qual è il suo preferito? Leonardo DiCaprio. Come mai? Mi piace, diciamo, il modo in cui recita, l'emozione che trasmette durante i film. Leonardo DiCaprio, assolutamente. Come mai? Perché lo merita per la carriera e anche per l'interpretazione dell'ultimo film. Sarebbe un delitto non assegnarglielo. Anche perché lo aspetta da anni ormai, no? Sì, infatti, quindi lo merita due volte di più anche per la costanza. DiCaprio. Come mai? È perché è bravissimo, cioè nell'ultimo periodo, negli ultimi anni è andato sempre migliorando, sempre ha fatto film strepitosi e ha un'interpretazione pazzesca. Brie Larson, Charlotte Rampling, Cate Blanchett, Saoirse Ronan, Jennifer Lawrence sono le candidate nella categoria miglior attrice. Nella categoria miglior attrice qual è la sua preferita? Jennifer Lawrence. Come mai? Perché l'ho vista interpretare vari ruoli e mi è sembrata abbastanza facilmente adattabile. Un ruolo che ti è rimasto impresso? Hunger Games, quello che ha interpretato negli Hunger Games, sì. Non li ho viste, però Jennifer Lawrence credo che sia tra le più papabili rispetto alle altre. Se dovessi consegnare un tuo personalissimo premio Oscar, tenendo in considerazione gli attori del passato e anche del presente, a chi lo consegneresti, attrice e attore? Come attore Leonardo DiCaprio, perché penso che dopo tanto tempo se lo meriti, e come attrice Jennifer Lawrence. E comunque rimani tra i nominati dell'anno. Esatto, sì. Johnny Depp, un altro ingiustamente mai premiato, almeno non con l'Oscar, quindi lui. E tra le donne? Tra le donne un tributo a Meryl Streep, che però è già stata più che premiata, quindi lei. Secondo me DiCaprio lo merita assolutamente, ma come l'hanno meritato in passato anche tanti altri. Cioè, secondo me se glielo dessero sarebbe assolutamente meritatissimo. Poi, se decideranno che qualcuno lo merita di più, beh, anche l'anno scorso McConaughey è un attore con la maiuscola, quindi chapeau. Porta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte.